La prima cosa che vi serve è la guida aziendale, cioè come voi l'avete pensata, come voi volete che le persone si comportino, quali sono le regole fondamentali, quali sono i valori, quali sono... Questa è una cosa fondamentale, perché senza questa sappiate che dopo di essa si commetteranno una valanga di errori. La guida aziendale è un qualche cosa che deve lavorare nell'azienda. Devo avere dei valori, devo avere degli scopi, devo avere degli obiettivi, devo avere delle visioni chiare per me che voglio fare l'imprenditore. Immaginatela come un albero, per dare un altro riferimento visivo. Queste sono le radici, ciò che le persone magari vedono meno, ma per quanto sono solide le radici, creeranno un fusto migliore. Dovete iniziare ad avere un manuale per ogni tipologia di area di business. Un'azienda da cosa è formata? Voi siete qua, voi siete l'azienda. Per semplificare al massimo l'organigramma, da tre aree. L'area numero uno, che è quella amministrativa / customer care, quindi la gestione della base della mia, del mio tempio, no? Il cliente. La seconda è quella su cui oramai conoscete molto bene, marketing e commerciale, e penso che abbiate ben percepito quanto è un'area unica. Non è il silos marketing che fa i cavoli suoi e il silos commerciale che fa i cavoli suoi. Quel mondo, ragazzi, è finito, è anni 90. Non può esistere un'azienda che non ha l'unione di questo dipartimento. È un grave errore, e questa è una, tanto lo sapete, è la nostra specialità, lo vediamo tanto nelle aziende. La terza area, ovviamente, è il prodotto e il servizio che date, che deve fare ricerca e sviluppo, che deve continuamente rinnovarsi. In Norvegia investono il 4,6% ogni anno del fatturato in ricerca e sviluppo, in Italia l'1,2%, un quarto. 4% del fatturato, è tanta roba, eh? Se fate un fatturato di 1 milione, sono 40.000 euro che devo destinare al miglioramento di quest'area qua. Wow! Quindi l'organizzazione operativa parte che io devo avere un manuale per quest'area qua, se vogliamo questa e questa, un manuale di marketing e commerciale e un manuale operativo. Facciamo l'esempio, io entro in azienda da voi domani, mi devo i primi giorni, io non devo far altro che leggervi i vostri manuali. Leggo ciò che avete in mente, ciò che avete nel cuore e ciò che volete comunicare al mondo e come devono essere fatte le cose. Non devo perdere tempo io a dirti allora l'amministrazione, ci siete? La prima cosa che devi fargli fare è entrare dentro l'azienda, ma non deve leggere qualcosa a caso, deve leggere il vostro manuale, deve leggere l'azienda. L'80% sarà lì, quindi ci deve essere un manuale. Se io entro in amministrazione devo capire come stiamo lavorando, se entro dentro il customer care, il supporto, devo sapere come devo comunicare, se entro nel marketing devo sapere cosa fare. Ok, è facile secondo voi creare e mantenere un manuale? No, è un casino, è difficile, perché la tendenza che abbiamo è quella di andare in operatività, è quella